Ma quante cose da vedere oggi, ragazzi! Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Settimana scorsa i mercati cripto hanno mostrato un po' di verde, recuperando da quello che è stato il shadow down, quindi la parte proprio di flash crash leggero della settimana precedente, dove Bitcoin aveva praticamente breccato anche i 20.000 dollari, toccando i 17.000. Poi subito un colpo di coda, un recupero, e ci siamo riposizionati intorno ai 20-21.000 dollari per quanto riguarda Bitcoin, ma le criptovalute hanno dato anche segni di vita. Quindi, a parte Bitcoin, alcune delle cripto hanno recuperato, alcune in maniera anche consistente. Soltanto pochissime top cripto hanno recuperato su Bitcoin, ma le vedremo anche oggi. Questo comunque è un buon segnale, perché indica sempre che questo è un mercato che un minimo ancora ha qualcosa da dare, ha qualcosa da dire anche in un bear market di questo tipo. Però il problema di fondo della scorsa settimana, del verde della scorsa settimana, è che è un po' trainato, quindi non è una verde solitario delle cripto, anzi, a dire la verità, è un verde trainato dai mercati hold, in particolar modo da Nasdaq, che ha fatto numeri più importanti delle cripto, e quindi questo un pochettino lascia l'amaro in bocca, perché non ci fa ben sperare per il futuro, in quanto, ragazzi, Bitcoin stesso rispetto alla Nasdaq non ha recuperato nella stessa intensità. È proprio questo il nodo che andremo a sbrogliare nelle prossime settimane. Ma ragazzi, oggi abbiamo da vedere una serie di cose. Ho fatto una super lista qua veramente di punti, quindi andremo a vedere un grafico anche di Nasdaq, proprio dedicandoci a quella che è la situazione di medio-lungo periodo di Nasdaq 100, ragazzi, perché abbiamo visto quanto è correlata questa cosa. E poi ci andremo anche a focalizzare sulla questione dei cicli mensili di Bitcoin e della struttura dei cicli di Nasdaq, ragazzi, per capire appunto come questa fase si porterà, diciamo, continuare anche nei prossimi mesi. Va bene, allora, ho già pronti tutti i grafici, ma prima di andare avanti, 29 di giugno alle ore 18, webinar gratuito, ragazzi, insieme a me ed XTB. Ne facciamo uno o due ogni anno, ogni tanto, con il broker XTB, broker standard, quindi dei mercati hold, ma anche crypto, e da un po' anche possibile addirittura non utilizzare solo il CFD, ma comprare direttamente anche le stocks. Questo è molto interessante. Allora, il mondo delle cripto, analisi e investimenti, ragazzi. Questi punti che toccheremo: il crollo dei mercati, quali fattori tenere d'occhio e quali e sui mercati principali come si può evolvere la situazione nel corso del 2022. Ma alla fine di questo webinar, vi ripeto, ci sarà un super quiz, ragazzi. Chi vince, vince. I primi 3, 1, 2, 3 vinceranno il mio corso Basic e anche il modulo del crypto spread trading, che è iper utile in questa fase dei mercati bear, ragazzi, perché è veramente il modo migliore per fare trading in questo momento, proprio utilizzare gli spread, strategia che ho spiegato a Bologna, ma nel modulo ovviamente, ragazzi, è approfondita, stra approfondita in tutti i modi. Quindi un super regalo da parte di XTB, e basta partecipare, insomma, iscrivendovi, potete iscrivervi, ragazzi, al webinar in maniera gratuita, totalmente, chiaramente. Questo è ovvio, e poi alla fine ci sarà anche il quiz, poi avremo anche un link per l'iscrizione al quiz, ragazzi, adesso poi ve lo pubblicherò, quindi mi raccomando, non mancate alle 18, perché quando ci sono questi super regali, perché no, è un win-win generale, quindi meglio così. Allora, ragazzi, iniziamo dal ciclo mensile di Bitcoin, perché è stato chiuso il ciclo mensile nel minimo del 18 di giugno. Il 18 di giugno, con grandissima probabilità, è stato chiuso il ciclo mensile di Bitcoin, quindi siamo in una nuova struttura ciclica mensile, che però è vero che ha avuto un leggero rialzo, ma riecheggia in maniera molto simile a quella che è stata la precedente fase mensile, cioè quella della metà di maggio, che poi però ha breccato in maniera inesorabile per fare una chiusura di un mensile ribassista. Ora, in base a quella che è la situazione ciclica dell'annuale, ragazzi, e dovremmo andare a comprendere se questo mensile potrà anche essere rialzista. Anche soltanto un solo mensile rialzista potrebbe essere fatto da Bitcoin, e questo non cambierebbe i prossimi due mesi. Però
Ne parliamo un po' più in là. Oggi diciamo che moltissimi mi hanno anche scritto sui commenti che probabilmente l'annuale è stato chiuso il 18 di giugno. Questa cosa è possibile? Sì, perché un annuale fortemente ribassista che deve chiudere nei mesi estivi, ragazzi, teoricamente arriva diciamo intorno a agosto. Però può anticipare o posticipare di qualche giorno, perché ragazzi un annuale di più o meno 400 giorni, anche una semplice deviazione standard del 10-15% sono 50 giorni in più o in meno, quindi capite bene che in sostanza uno o due mesi prima, uno o due mesi dopo, su un ciclo annuale non ha una grande differenza, anche per questo che l'analisi ciclica, ragazzi, ci dà delle indicazioni sul timing, ma poi a livello operativo bisogna usare l'analisi tecnica, perché la deviazione standard dell'analisi ciclica è un po' troppo ampia per la questione proprio operativa, in quanto lascia ampi margini al tempo di oscillare troppo più in là e troppo più indietro. Quindi questa cosa qua, insomma, ci porta all'idea che effettivamente alcuni di voi dicono è stato chiuso a giugno. Sì, è possibile, cioè sui calcoli tempistici che il ciclo annuale possa essere stato chiuso a giugno è possibile, però ragazzi, da qui a parlare di facendo le previsioni del tempo, insomma, scusatemi il gioco di parole, è errato, è sbagliato proprio ragionare in questo modo come mindset, andando per certo un dato che non lo è per niente, è di natura estremamente aleatoria. Una cosa è la possibilità che un ciclo annuale o mensile sia stato chiuso, una cosa è dire è stato chiuso e parlare di certezze, ragazzi, questo è un mondo aleatorio. Quindi noi lo prendiamo come dato oggettivo e diciamo che quel minimo è già sufficiente, però è anche estremamente in anticipo rispetto ai tempi naturali, che sarebbero più o meno agosto-settembre, questa zona qui, ed è anche un po' blandino rispetto a quello che è effettivamente l'attuale situazione macro, perché poi bisogna sempre inserire nel contesto macroeconomico quello che è lo strumento in questione, ragazzi, e soprattutto non sembra in questo momento che Bitcoin sia in grado di avere forza relativa rispetto al Nasdaq. Ciò non toglie che, come vedremo adesso nel prossimo grafico, ragazzi, che andremo a vedere proprio Nasdaq, ciò non toglie che comunque la considerazione di un eventuale ingresso long anche su Bitcoin al breakout di un livello che vediamo alla fine del video, già l'ho predefinito, potrebbe essere anche accettabile, fermo restando, ragazzi, che le mie strategie da trend follower non copriranno mai i minimi, e sapete benissimo che non dovete farlo, cioè il mio consiglio è non cercate mai i minimi di mercato, perché non è questo il modo giusto di fare investimento, anzi è la mentalità peggiore possibile. Nel lungo periodo perderete moltissimo facendo questo tipo di ragionamenti, ed è proprio negativa da tutti i punti di vista, ragazzi, adesso non mi dilungo. Quindi è giusto ragionare in base al mercato quando il mercato ci dà i segnali. Al momento è un rimbalzo, il rimbalzo del mensile, quindi andare a parlare e dire da qui è stato chiuso il ciclo annuale è assolutamente prematuro. Possibile? È possibile, parlare di un ciclo annuale chiuso qui, ragazzi, è sbagliato proprio farlo, perché se fate un ragionamento di questo tipo vuol dire che da un punto di vista di analisi dei mercati vi mancano proprio le basi, perché non è possibile andare a indicare un movimento del genere come la chiusura di un ciclo annuale. Semplicemente state facendo una previsione campata in aria oppure un'opinione. Questa è una cosa, un'opinione personale, magari io dico penso che sia chiuso il ciclo, ok ragazzi? Ma non ci sono dati che il prezzo ci ha dato in questo momento, quindi scusate il gioco di parole, non c'è neanche una minima inversione, neanche da un punto di vista di grafico daily, tant'è vero che siamo ancora sotto le medie, quindi al momento lo prendiamo per buono l'inizio di un nuovo mensile. Poi quando finirà questo mensile vediamo dove, per esempio se già il mercato inizia a salire in maniera vertiginosa, allora potrebbe essere un discorso accettabile se vediamo una cosa del genere. Ovviamente lì sfrutteremo poi determinati livelli di breakout e in caso poi dip per rientrare sul mercato. Io tra l'altro ho impostato il mio trading system
che ragiona proprio a breakout, quindi nel momento in cui il mercato avrà forza entrerà di nuovo long e avrò il segnale appunto del trading system long e pubblicherò in Academy, ragazzi, proprio quando ci sarà l'ingresso di nuovo sulle mie posizioni in hold. Al momento siamo semplicemente nella primo settimanale del ciclo mensile, dovremmo fare i massimi entro il prossimo ciclo settimanale, massimi di questo ciclo, quindi in questa fase qua, e poi si gioca la partita, perché ragazzi potremmo anche avere un mensile rialzista, che però non toglie l'ipotesi che magari il mercato di Bitcoin possa continuare nei prossimi due mesi a ritornare a scendere. Questo è il problema, perché un mensile rialzista, ragazzi, indica che è partito un ciclo trimestrale. Il trimestrale però qui come tempi ci sta, quindi ci sta che questo trimestrale sia iniziato ora e che finisca poi a settembre e che sia ancora parte dell'annuale precedente, perché il gioco è sempre lo stesso. Non possiamo avere un'inversione di trend duratura a meno che il ciclo annuale di Bitcoin non sia terminato. Quindi o è terminato il ciclo annuale oppure noi continueremo a scendere poi nei prossimi mesi. Questo è il concetto, magari un trading range, magari un doppio minimo, una cosa del genere, che come vi ho detto già nei video precedenti, questi cicli, ragazzi, io me li aspetto laterali, laterali, laterali il più possibile, cioè mi aspetto e vorrei vedere il mercato perdere tempo, più tempo possibile, ed avvicinarsi alle scadenze di giugno, di agosto, settembre, questa zona qui, perché poi quella è la zona più importante. Però ragazzi, al momento questo è un semplice rimbalzo del gatto morto, perché non abbiamo neanche raggiunto le due medie, non siamo saliti sopra nessun livello. Adesso vi dico il livello importante da superare poi per avere una visione magari un po' più rialzista anche nel breve. Al momento è solo un rimbalzo, però ciò non toglie, ragazzi, che anche marzo 2020, quando è stato chiuso l'ultimo annuale, sembra un rimbalzino quando parte il mercato, no? Però è il concetto che sta dietro. Se voi cercate di dire io anticipo, allora una cosa è sfruttare delle strategie per entrare magari consapevoli del fatto che il mercato teoricamente dovrebbe ritornare a scendere nei prossimi due mesi, però se magari ha anticipato l'annuale, l'ha chiuso prima per eventi straordinari, voi siete dentro. Allora, questo è un discorso concettuale, è una strategia, ragazzi. Noi diciamo ok, io mi attivo ben sapendo che sono contro trend e che i tempi non sono maturi e che a livello fondamentale ancora la Fed non ha fatto i suoi gesti e che non abbiamo forse relativo. Cioè, valutando tutti i dati, allora io mi attivo lo stesso. Però ragazzi, cioè, se voi invece andate con i paraocchi e dite perché vi siete inventati il grafico magico che vi prevede il futuro, vi assicuro che prenderete delle legnate alla prima occasione dove andate a sbagliare, perché a volte vi gioca a favore, a volte no. Quindi non esiste la magia nei mercati, ragazzi, non esiste la previsione magica con la sfera di vetro, ma esistono dei dati oggettivi, a volte va bene, a volte va male, ma dovete impostarvi delle strategie. Quindi nulla vieta di azionarvi e entrare long magari perché immaginate magari che l'annuale sia chiuso, ma prendete le precauzioni con gli stop loss, perché teoricamente non è quello che indicano i dati, ok? Quindi una cosa è dire ragiono, come sto facendo io in questo momento, e agisco di conseguenza, una cosa invece è pensare di sapere e di conoscere il futuro, che è tutt'altro che giusto, soprattutto negli investimenti. Nasdaq 100, il super grafico del future di Nasdaq, che oggi andiamo ad analizzare in maniera più approfondita, un po' per la prima volta forse sul canale, dal dicembre dello scorso anno. Perché? Perché è molto importante, ragazzi, in quanto su Nasdaq probabilmente le sorti di Nasdaq vanno ancora una volta a impattare sul mercato delle criptovalute. Andiamo ad analizzare allora a questo punto tutti i cicli che Nasdaq ha fatto dopo il minimo di marzo 2020, che il minimo di marzo 2020 è stato l'ultimo minimo di Nasdaq importante dopo quello attuale, perché poi il mercato in pratica è stato iperdrogato dalla Federal Reserve, come vedete è salito praticamente senza nemmeno muoversi. Da qui la logica che sui mercati hold si facessero soldi come patatine, e come sempre avvengono queste cose, e bisognava stare attentissimi, al punto tale, ragazzi, che io ero fortemente liquido sui mercati hold, praticamente non avevo nulla se non qualche ETF,
in attesa proprio di questa fase di bassista, lo sapevano tutti in Academy, ragazzi, ne abbiamo parlato tante tante volte, perché avevo più paura del mercato gold che delle cripto. In realtà poi non è andato così, perché il mercato cripto è stato bastonato, come avete visto, però lì magari nelle gestioni ero più attivo, in quanto lì facevo proprio trading, mentre sul mercato hold non faccio più trading, ragazzi, e quindi in questo momento il mercato hold lo utilizzo per investimenti medio-lunghi, e quindi mi interessano solo gli ETF medio-lunghi e il momento giusto per entrare, che potrebbe arrivare, perché no, fra qualche mesetto, perché in questo momento magari attivare anche un pack su Nasdaq non sarebbe una cattiva idea. In attesa dei prossimi 2 anni per vedere cosa succede. Andiamo a vedere la struttura dei cicli di Nasdaq, che non abbiamo un riferimento per l'annualità, perché teoricamente il ciclo annuale neanche si vede, ragazzi, era talmente drogato praticamente il mercato che non si vede. Sembrerebbe che Nasdaq stia tentando una fase di 3 strutture annuali così divise, in pratica, da 350 giorni, quindi sarebbero 2 annuali ternari, un po' impattati così. Se noi abbracciamo questa logica, ragazzi, ci rendiamo conto che in pratica questa situazione è tutt'altro che in via di definizione. Anzi, se ragioniamo su questa logica ternaria, e quindi andiamo a dire che Nasdaq 100 sta formando questi 3 cicli sottostanti, l'ultimo ciclo in pratica è stato chiuso qui e non qui, ed è già ribassista. Cioè una logica del genere spinge tutto quanto in pratica fino alla febbraio, quindi al 2023, febbraio-marzo 2023, è la cosa, capite bene. È abbastanza lunghetta. Purtroppo, sono sincero, non sarebbe una cosa strana da un punto di vista di analisi fondamentale dei mercati, perché i dati macroeconomici di Nasdaq, di Federal Reserve, disoccupazione e tasso di inflazione, che sono un po' i miscugli che la Fed guarda, indicano proprio in una fase molto lunga da digerire. Quindi, ragazzi, attenzione anche in questo caso, perché ci potrebbe stare anche questa view. Se non che io ho fatto un giochino, in pratica, siccome sono 2 view contrapposte, hanno però entrambe una scadenza che va tenuta sotto controllo, cioè questa data qui, che poi coincide sempre con luglio, con agosto-settembre, questa zona qui, ragazzi. Questa zona vale sia nella fase in cui, diciamo, si anticipa la chiusura di questo movimento ribassista, entro la fine di questi 180 giorni da qui, 160 più o meno, perché dovremmo avere, vedete, 180, 160, 220, 160, 180 stimati in questo, in questo caso, perché potrebbero essere un po' più lunghi, ma potremmo avere anche un 160, quindi diciamo fine agosto, da fine agosto a settembre, ragazzi. Poi la differenza è che sui mercati old, essendo aperti solo 5 giorni, poi una settimana incide in maniera con più numero di giorni, perché poi i mercati sono chiusi i 2 giorni su 7. Questa fase qui io vi dico di tenerla fortemente sotto osservazione. Ancora Nasdaq non ha invertito il trend neanche nel breve periodo, però ha fatto questa settimanina verde importantissima, questa qui, che vediamo proprio in questa precedente, 7 più 46,47, dove però Bitcoin, ragazzi, non ha performato seguendo in maniera radicale. Adesso lo vediamo guardando anche un po' la forza relativa di Nasdaq contro BTC, e ci rendiamo conto della questione. Se non che, ragazzi, in pratica anche Nasdaq ci porta sempre alla stessa conclusione, cioè al fatto che qui siamo, sembrerebbe essere una fase centrale dove poi andiamo a chiudere tutta questa struttura. Quindi un po' l'idea che sia il centro di un ciclo ribassista ce l'ha questo tipo di atteggiamento, un po' a naso, un po' a fiuto in questo caso. Però qualora dovessimo superare, per esempio, questo livello di prezzo, 13.000 per quanto riguarda Nasdaq, lì già un po' la situazione vira nel breve al roseo. Poi bisognerà vedere, perché veramente, ragazzi, il ribasso è stato così considerevole che in questa fase il recupero da un ribasso del genere è notevolmente difficile, ci vuole più tempo. Ora lo so che voi qua dite magari a marzo poi siamo crollati, poi abbiamo fatto la B, però ragazzi, questo flash crash di marzo, e non è l'attuale situazione, non c'entra niente, perché quello lì era un flash crash dovuto al panico di una pandemia. L'attuale situazione è un problema strutturale economico, cioè il tasso di inflazione alle stelle.
e il rialzo dei tassi di interesse. Questa cosa si è vista mille volte nella storia del mondo. Non è una pandemia, non è un evento straordinario, è un evento che necessita di un tot di tempo, tanto tempo per essere smaltito. È una cosa risaputa, è così. Poi magari a un certo punto uscirà che la Fed riesce a controllarla in maniera positiva e va bene, però questa cosa al momento non è così, cioè non ci sono dati per dire una roba del genere. Andiamo a vedere anche una questione, ragazzi. La forza relativa di Bitcoin negli ultimi periodi, nell'ultima settimana è scesa abbastanza, al punto tale che in pratica se io vado a fare la classifica, per esempio nell'ultima settimana, vedete, contro BTC, ci sono un po' di criptovalute, tralasciando diciamo le cripto esplose, insomma, perché lanciate, insomma, questa USDK, eccetera, tralasciando poi anche tutte le altre stable, eccetera, abbiamo Polygon, Sandbox e straordinariamente Shiba Inu, che performa meglio di Bitcoin nell'anno 2022. In pratica, ragazzi, performa meglio Shiba di Bitcoin, e qui insomma ci aprirebbero migliaia di riflessioni, no, sull'importanza del progettore rispetto magari a follie della community. Vabbè. Poi abbiamo Uni e Doge, che segue ovviamente Shiba, poi Atom, Avax, Flow, Mana, quindi in gestione, in particolare tutte quelle che sono le criptovalute leader del settore degli NFT gaming, eccetera, che hanno performato bene, anche la Near stessa, Solana, che sono settore DeFi, Tron, che continua a performare bene, vedete, quindi settore DeFi e anche settore gaming NFT ha performato bene. Poi vabbè, qui abbiamo BNB eccetera, queste ovviamente sono performance comunque di qualche punto percentuale, che in sostanza sono oscillazioni, ragazzi, le considererei tante non quanto. Anche il più 4 di Ethereum è un rimbalzo dal precedente fase di bassista, quindi queste diciamo sono micro oscillazioni, non si parla proprio di performance migliori come un 10%, un 20%, però comunque queste cripto, ragazzi, quindi Atom, Uniswap, quindi un po' di DeFi e un po' Matic in particolar modo, più 40, insomma, un po' di DeFi e un po' di gaming NFT ha sovraperformato BTC. Questo è anche significativo del fatto che BTC, come vi dicevo nel video precedente, sta perdendo un po' il potere di stablecoin, diciamo così, di store of value, e durante le fasi di bassiste. A tal proposito stiamo ragionando in Academy proprio per creare un grafico che andremo a vedere, dove andiamo a ponderare la questione delle stablecoin togliendole dalla cap, per andare a avere una visione della forza relativa di Bitcoin contro le cripto migliore, quindi eliminando la questione stablecoin. Sto cercando di ragionare su un grafico, è semplice da creare, però poi ve lo mostro nel prossimo video, così lo andate anche a vedere voi stessi, perché ci voglio ragionare un pochettino, ragazzi. Sono due giorni che abbiamo fatto questa cosa e ancora non ho le idee un po' confuse, quindi poi lo vediamo più in là. E questa comunque un po' la forza relativa di Bitcoin si vede anche contro Nasdaq, che non è proprio al top, ragazzi, tant'è vero che se andiamo a guardare quello che era il super graficone gigantesco di cui vi ho parlato già mesi fa, cioè Nasdaq, Bitcoin contro Nasdaq, anche la settimana scorsa, vedete, nonostante il Nasdaq abbia recuperato più di 7,5 punti, Bitcoin contro Nasdaq ha perso il 4,7. Ciò significa che la forza relativa anche in uptrend, non solo in downtrend, ragazzi, perché mercati più volatili in downtrend vanno peggio, cioè quando la settimana è rossa vanno peggio, ma quando la settimana è verde vanno meglio. Invece in questo caso Bitcoin è stato peggiore anche durante una settimana verde. La cosa è proprio brutta, ragazzi, perché vedete, qui abbiamo fatto meno 18 rispetto a Nasdaq, nonostante Nasdaq abbia perso, quindi diciamo è stata un eccesso di perdita di forza relativa contro Nasdaq. Ma qui, nella settimana verde di recupero di Nasdaq, continuiamo a perdere. Questo indicativo proprio del fatto che c'è una fuoriuscita, probabilmente, dal settore cripto per paura, per panico, ma anche, ragazzi, perché la situazione che vi sto dicendo da più mesi, cioè quella fondamentale macroeconomica, è delicatissima e non lascia spazio, non lascia tanto spazio di manovra. Quindi io penso che la soluzione migliore per Bitcoin nei prossimi mesi e l'intero settore cripto sia resistere il più possibile, perché questa crisi è diversa dalle altre.
probabilmente, perché se non si controllerà l'inflazione in maniera breve, ci sono una serie di connotati che sono tutti sfavorevoli per le cripto. Si assorbirà, come sempre avviene, ragazzi. Il problema è capire il prezzo, dove finiamo, perché se noi sapessimo già che alla fine dei giochi Bitcoin sarà 12.000, ok, ogni volta che si avvicina compriamo e buonanotte. Il problema è che non capiamo se alla fine di questa crisi Bitcoin avrà un valore di 20k, allora 20k sarà un buon prezzo. Questo non lo sa nessuno, il problema è quello, perché non riusciamo a valutare le criptovalute in altri termini se non con un valore aleatorio, cioè quello immaginario della tecnologia. È proprio il grave problema di questo settore, che non fa sì che insomma si riesca ad avere un dato oggettivo e dire quanto vale Bitcoin veramente, quanto vale Ethereum veramente, ok? Questo è il vero vero problema. E nelle fasi di acute di volatilità emotiva le cripto beccano calci, ragazzi, e in questo caso diciamo non stiamo esenti, ecco, diciamo così. Allora, anche Nasdaq contro BTC, come vedete, anche BTC contro Nasdaq, come vedete, nella settimana scorsa, ancora, forza relativa, negativa. Anche questa cosa qui non mi è piaciuta per niente, non mi ha fatto ben sperare, e la questione, insomma, andrà assolutamente analizzata anche più in là nel tempo. Allora, concludiamo il video, ragazzi, con il livello che vi avevo promesso alla fine, livello di breakout che era anche abbastanza semplice, insomma, chi mi conosce ormai lo sa, che porterebbe un po' il sereno su Bitcoin e l'intero mercato cripto probabilmente in generale, cioè il superamento di questa zona di confine 24.000 dollari. Quindi 24.000 dollari, ragazze, per Bitcoin è un punto fondamentale per uscire da questa fase di breve ed indicare che qui sia stato chiuso non soltanto un semplice mensile, ma sicuramente poi, se superiamo questo livello, magari un ciclo superiore, quindi almeno un bimestrale, trimestrale, e poi da qui bisognerà vedere se Bitcoin riuscirà a chiudere un ciclo al rialzo. Il superamento di 24.000 dollari è un livello che porta il sereno nel breve periodo, ma attenzione, nel breve periodo, perché la configurazione resterebbe comunque ribassista. E vi faccio vedere anche un discorso: solo il superamento di 32.000 dollari qui al momento inverte il trend in maniera corretta, cioè in maniera proprio matematico-statistica. Sotto quel livello non cambia niente, parliamo solo di oscillazioni di breve periodo, quindi capite bene quanto siamo lontani da avere una struttura che potrebbe essere invertita, quindi è molto lontano il mercato in questa fase. Quindi prestate veramente attenzione, continuate a stare estremamente low risk, meno volatilità, fuori dalla struttura di volatilità, molto più trading e praticamente nessun holding. C'è anche stato un di voi, ragazzi, che mi ha scritto un commento fantastico: i mercati i youtuber americani parlano di trading molto più di quelli italiani e molto meno di holding. Da noi si parla di holding perché probabilmente il trading non lo sanno fare, così mi avete scritto. In effetti questa cosa, ragazzi, è proprio dovuta al problema di fondo che in Italia c'è sempre una carenza di formazione finanziaria notevole, e questo purtroppo lo stiamo nel corso degli ultimi anni lo stiamo tirando via, quindi lo stiamo eliminando proprio attraverso i canali di formazione, ragazzi, però ci vuole un po' di tempo, non è facile. Ecco perché nei mercati cripto in Italia si parla molto più di holding probabilmente rispetto alle operazioni del vero trend following, che sono appunto le cose che fanno anche i trader professionisti e soprattutto anche gli investitori istituzionali. Infatti vedete che quando scattano i segnali flash crash a go-go anche degli istituzionali che si liquidano la posizione. Addirittura Ray Dalio scorsa settimana indicava che è andato short selling contro l'Europa, col cavolo che fa holding, ragazzi. Vabbè, giusto per capirci, open your mind, io ve lo dico sempre, magari ci ragioniamo insieme in una live su questa cosa che è simpatica. Per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!